Ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko del gruppo Carmeli. Oggi siamo qui con Megane in Tech per un veloce test drive. Andiamo! Non mi dilungherò molto a descrivere le sue caratteristiche e i suoi interni, che sono bellissimi ragazzi, perché abbiamo già realizzato un video doc dove trovate il link qui sotto. Ma ora partiamo! Allora, intanto che partiamo, ve la descrivo brevemente. Siamo a bordo di Megane E-Tech versione Iconic da 220 cavalli. Sono molto molto curioso di provarla perché abbiamo assistito all'evento di presentazione qui a San Zeno, dove c'erano anche i test drive, e ho solo visto clienti provarla. Io non ho proprio avuto occasione. Allora, iniziamo dicendo che ha una direzionalità pazzesca. Ha una direzionalità allo sterzo pazzesca, veramente la risposta è veramente diretta. La risposta allo sterzo, la direzionalità di questa macchina è pazzesca. Nonostante sia un po' alta, un mezzo crossover, devo dire che la posizione di guida è veramente ottima e sarà merito del suo pianale, se ripeto. Sarà forse merito del pianale, ripeto, se volete approfondire, abbiamo girato già un video, sarà merito di questo pianale che la macchina ha veramente un peso concentrato veramente in basso, che la rende veramente stabile. Allora, una cosa che mi piace tantissimo è la forma del volante, perché non è un volante tondo, è un po', non so, futuristico, è un po' da GT, da Gran Turismo, molto bella. Molto bello il volante, una bella forma, non so, particolare. Tanto qua abbiamo un tipo con sta moto che, non so, non sperarmi. Come ogni auto elettrica, è veramente, veramente rilassante. È veramente rilassante da guidare perché è silenziosissima. Silenziosissima, proprio la tranquillità. E poi comunque è anche molto comoda, ecco. I sedili non sono nuovi, sono belli, come posso dire, sono di sostanza i sedili, ma sono molto comodi, sono molto soddisfacenti, molto soddisfacenti. Siamo in tangenziale, voglio testare i sistemi di assistenza. E poi bellissimo, c'è questo sensore della forza G. Vediamo cosa succede se andiamo un po' verso di là. Ok, sì. Questo è il primo sistema di assistenza degli ostacoli. Come avete visto, mi sono spostato leggermente verso sinistra. Stava arrivando una macchina e la Megane e la nostra E-Tech in automatico ha spostato leggermente. Non è aggressivo come sistema di assistenza alla guida. Proprio in modo molto molto fluido ha spostato lo sterzo verso destra e direi che ha fatto veramente bene, perché l'ho provato su altre macchine che, per esempio, non so, si mette a vibrare il volante, non è molto bello come feeling. Invece questa ha un segnale acustico e poi senti proprio il volante che ti accompagna, non è che ti dà un colpo più lento, ti accompagna. Abbiamo qua a schermo quando siamo molto vicino a un veicolo che ci precede, abbiamo questo sistema che ci spaventa, diciamo, rendendo rosso lo schermo, quindi ci dice attento che sei molto vicino. Infatti noi se rallentiamo e ci allontaniamo inizia già a diventare arancio, vuol dire che abbiamo già una distanza di sicurezza maggiore, fino a diventare azzurro. L'ho visto prima, quando diventa azzurro vuol dire che proprio sei fuori pericolo. Guida tangenziale molto confortevole. L'assetto della macchina non è troppo morbido, è confortevole ma non è troppo morbido, quindi sicuramente ha un carattere sportivo, perché, come vi ho detto prima, la prima cosa, cioè, vedete come io muovo pochissimo il volante e come lei prende subito direzionalità. Veramente ha un assetto sta macchina, fatto veramente veramente bene. Devo dire
dire che l'interfaccia grafica OpenR è veramente fatta bene, ha una definizione veramente veramente elevata ed è molto 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 piacevole da guardare, consultare. Posizione di guida, come vi dicevo prima, un po' alta, ma comunque non sembra di essere a bordo di un crossover o comunque di un SUV, assolutamente no, non sembra assolutamente. Hai una diciamo che hai una bella visione, diciamo che secondo me è un ottimo compromesso. È un ottimo compromesso tra una vettura normale, una city car, una berlina, diciamo normale, ed un crossover. Perché veramente ha una posizione di guida alta ma non troppo. Diciamo, secondo me è una posizione di guida perfetta, perfetta per riuscire a vedere tutto bene. Devo dire che il pedale dell'acceleratore e di conseguenza del freno, perché quando molli l'acceleratore l'auto frena molto 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 dolcemente, ragazzi, è fatto veramente veramente bene, è fatto davvero benissimo, non ti dà gli strattoni, è molto docile, è molto dolce, è fatta davvero bene, questo pedale è fatto davvero bene. Ti permette di avere una guida molto fluida, molto rilassata, e veramente, veramente ottimo, veramente ottimo, ottimo, ottimo. Ha una direzionalità, ve lo ripeto ragazzi, pazzesca, anche le basse velocità, se dovete fare delle manovre, è veramente super super direzionabile. Molto comodo il cambio qua, che può risultare un po' vintage, però a me piace molto perché è comodissimo. Piuttosto di avere qua in mezzo, ecco, cioè dire che hanno deciso di mettere il cambio qua per lasciare qui in mezzo una situazione di comfort totale, perché veramente ci sono tantissimi vani. Qui sotto la plancia centrale ha un vano, ragazzi, che è immenso. Ha un vano che è immenso ed è pensato tutto per la comodità. Così tu te ne stai tranquillo alla guida della tua Megane E-Tech con il tuo braccio appoggiato al bracciolo. Comodissimo. Una cosa che ero curioso di provare è questa. Ha dei cerchi veramente giganti. Solitamente le auto con dei cerchi grossi e delle gomme larghe fanno molta fatica a fare delle manovre strette, diciamo, a girare. Invece ora abbiamo appena provato e devo dire che ha anche molta direzionalità anche alle basse velocità ed è ottimo perché proprio non me lo aspettavo. Procedi in direzione nord-ovest verso via Massimo D'Antona e Marco Blagi. Ok, quindi proviamo anche il navigatore adesso. Il navigatore, come vi stavo dicendo, è Google Maps, quindi sicuramente sei sempre aggiornato sul traffico, sempre aggiornato su strade chiuse ed è fatto veramente veramente bene. Con questo schermo qua, con questa interfaccia grafica OpenR, veramente tutto molto molto chiaro, molto molto moderno. Mi piace tanto, ragazzi. Non so se si era capito, ma mi piace veramente tanto com'è disposta questa macchina. Direi che Renault ha fatto veramente un bel salto con questa Megane. Ha una bella spinta. Andiamo ad accodarci qui e vediamo se la macchina riesce a mantenere. Però purtroppo dobbiamo uscire, ma magari esce anche lei. Con questo sistema abbiamo impostato questa auto che abbiamo davanti a noi come target, quindi lei dovrebbe riuscire a mantenere la stessa distanza. Infatti sta frenando, come potete vedere la macchina che abbiamo davanti sta frenando e anch'essa io non sto assolutamente utilizzando i pedali e lei sta frenando, sta tenendo la stessa distanza. Incredibile, eh? Guardiamo, io non tocco i pedali, non sto toccando nulla, vedete che non sto toccando nulla, ragazzi, e lei sta mantenendo perfettamente la distanza che ho impostato da quel Q7. Pazzesco.
ripeto, non sto assolutamente toccando nessun pedale, sta facendo tutto da sola, tutto da sola. Vediamo se si ferma. Perfetto. Ora l'auto se n'è andata, l'ha persa. Vediamo, vediamo cosa fa. Vediamo se trova quella Fiesta. Ok, adesso si è agganciata la Fiesta. Si è agganciata questa Fiesta che abbiamo di fronte. È spettacolare. È spettacolare. Cioè, con questa macchina qua non dovete neanche più avere la preoccupazione di dire: oddio, questo frena. Guarda, guardate come frena. Cioè, ragazzi, si ferma anche da sola. Si è fermata da sola. E riparte da sola anche. Cioè, bellissima. Bellissima, bellissima. Proviamo anche qualcos'altro. Ah, qua per esempio tiene 50 km orari. Perché c'è anche questo sistema che riconosce la segnaletica stradale. E per esempio lei adesso ha rilevato che siamo su una strada dove il limite è di 50 km orari. Io ho schiacciato il tasto funzione e lei ora rispetta i 50 km orari. Ecco, qua per esempio un altro sistema ha visto l'auto uscire e ha rallentato. Anche qui adesso ho rilevato i 30 km orari, vediamo se tiene 30, se tiene l'auto come riferimento. No, tiene l'auto come riferimento. Allora, puoi decidere. Puoi decidere se agganciare la macchina davanti a te e seguirla, oppure se impostare il limite velocità. Ok, ora velocità target 50 km orari e tiene anche conto della macchina che è davanti a sé. Questa auto veramente, ragazzi, pazzesca. Veramente pazzesca. È la prima auto che provo con queste funzionalità. Cioè, non dovete far nulla. Lei capisce se le auto di fronte a sé si fermano, capisce quando le auto ripartono. È veramente una comodità pazzesca, soprattutto in città, che ci sono spesso queste situazioni, doversi fermare, ripartire. Fa tutto da sola. Adesso vediamo, c'è quest'auto che deve girare e lei frena perché riconosce che la macchina sta girando. La macchina si toglie e lei riparte con molta calma, è ripartita con molta calma, ma è ripartita. Questa macchina, questa Megane E-Tech, ragazzi, ha talmente tante funzioni, ha talmente tanta tecnologia che ci dovremmo dedicare una giornata e un video veramente apposito, perché ha veramente tantissime cose, tantissime funzioni, tantissimi aiuti che avrei veramente bisogno di una giornata di studio per capire quanto potenziale ha questa macchina. Ok ragazzi, siamo tornati alla base. Devo dire molto molto soddisfatto di questa prova su strada della nuova Renault Megane E-Tech. Vi consiglio di venire a provarla anche voi. Quindi prenotate il vostro test drive da Gruppo Carmeli e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!